Mi chiamo Stefano De Leo, sono fisico e docente presso il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università di Campinas, Stato di San Paolo, Brasile. Ringrazio l'Università del Salento per l'invito e la possibilità di presentare questo seminario non tecnico e di carattere divulgativo sull'efficacia dei vaccini, sulla dose di richiamo in Israele e sui dati pandemici d'Italia e Brasile. Nella prima parte del seminario introdurremo il concetto di rischio relativo che ci permetterà di ottenere una formula semplice e intuitiva per il calcolo dell'efficacia vaccinale. In seguito, usando la formula del rischio relativo, vedremo come sia possibile riprodurre i risultati della fase 3 dei vaccini pubblicati su riviste scientifiche. Sempre utilizzando la formula del rischio relativo, a partire dai dati di agosto del Ministero della Salute israeliano, analizzeremo l'effetto della dose di richiamo del vaccino Pfizer sulla popolazione over 60. Nella parte finale del seminario presenteremo i dati sulla mortalità da SARS-CoV-2 nel mondo, con particolare attenzione per i dati pandemici delle regioni italiane e degli stati brasiliani. Prima di introdurre il concetto di rischio relativo, parleremo brevemente delle tipologie di vaccino, iniziando dai vaccini a mRNA. A questa categoria di vaccini appartengono i vaccini Pfizer e Moderna. Il vaccino mRNA agisce tramite inoculazione di frammenti di mRNA nelle cellule umane, le quali vengono indotte a produrre antigeni di organismi patogeni, ad esempio spike virali, che poi stimolano una risposta immunitaria. I risultati della fase 3 sono stati pubblicati nella rivista New England Journal of Medicine il 10 dicembre per il vaccino Pfizer ed il 30 dicembre per il vaccino Moderna, riportando un'efficacia globale contro infezione sintomatica rispettivamente del 95.0 e 94.1%. La seconda tipologia di vaccini è quella che si basa sull'uso di vettori virali non replicanti, per rilasciare materiale genetico nelle cellule umane che stimola poi una risposta immunitaria. Un esempio è il vaccino contro Ebola. Appartengono a questa categoria di vaccini anti-SARS-CoV-2 i vaccini a doppia dose AstraZeneca e Sputnik e il vaccino monodose Janssen. I risultati della fase 3 dei vaccini a doppia dose sono stati pubblicati nella rivista The Lancet l'8 dicembre per il vaccino AstraZeneca ed il 2 febbraio per il vaccino Sputnik, riportando rispettivamente un'efficacia del 62.1 e del 91.6%. I risultati della fase 3 per il vaccino monodose Janssen sono stati pubblicati nella rivista New England Journal of Medicine il 21 aprile del 2021 e riportano un'efficacia del 66.9%. La terza tipologia di vaccini è quella usata per l'epatite A, la polio, la rabbia e per il vaccino trivalente antinfluenzale. Stiamo parlando del vaccino a virus inattivato. Fa parte di questa categoria il vaccino CoronaVac della casa farmaceutica cinese Sinovac. L'efficacia di questo vaccino è di 50.7%. Infine, la quarta tipologia di vaccino è il vaccino a base di proteine ricombinanti, una tecnica collaudata e impiegata da oltre 30 anni per realizzare altri vaccini come quelli contro l'epatite B, il meningococco. Appartiene a questa categoria il vaccino Novavax. I risultati della fase 3 sono stati pubblicati lo scorso 30 giugno nella rivista scientifica New England Journal of Medicine e riportano un'efficacia dell'89.7%. La ricerca per la realizzazione del vaccino ha inizio con la valutazione in vitro dell'agente che andrà a costituire la componente attiva del vaccino. Una volta definito questo aspetto, ha inizio la fase preclinica, in cui viene testata la risposta immunitaria e i meccanismi avversi su organismi viventi non umani. Superata questa fase, ha inizio la vera e propria sperimentazione clinica sull'uomo, sperimentazione che si realizza in tre fasi. Fase 1. Lo scopo di questa fase della sperimentazione è quella di fornire elementi preliminari per una valutazione della sicurezza del principio attivo e per accertarne la tolleranza dell'organismo. Fase 2. Se la fase 1 ha mostrato risultati positivi, il vaccino viene somministrato ad un numero maggiore di soggetti per valutarne la risposta immunitaria prodotta.
la tollerabilità, la sicurezza degli effetti collaterali e definire le dosi e i protocolli di somministrazione adeguati. Fase 3. Se la fase 2 ha mostrato risultati soddisfacenti, il vaccino viene somministrato a un numero elevato di persone allo scopo di valutarne la reale funzione preventiva. E questa è la fase in cui si determina l'efficacia del vaccino. Gli studi di fase 4 iniziano dopo che il vaccino è stato approvato per l'immissione in commercio. Tali studi vengono condotti per valutare in maniera continuativa nel breve e nel lungo termine la sicurezza e l'efficacia dei vaccini nel mondo reale. Tornando alla fase 3, il 24 settembre del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Salute stabilisce che l'efficacia primaria dei vaccini sia almeno del 50% e che l'intervallo di errore produca un limite inferiore superiore al 30%. Tutti i vaccini e tutte le case farmaceutiche hanno stabilito come efficacia primaria per i vaccini la prevenzione contro casi sintomatici. Questo è naturale se pensiamo al fatto che per casi asintomatici dovremmo testare costantemente tutti i partecipanti della fase di sperimentazione clinica e che per casi di infezioni gravi potremmo non avere una statistica sufficiente. Introdurremo adesso il concetto di rischio relativo. Supponiamo di avere due gruppi, un primo gruppo di 100 persone non vaccinate ed un secondo di 100 persone vaccinate e che alla fine della nostra sperimentazione clinica trovassimo 5 individui contagiati nel gruppo vaccinato e 50 nel gruppo non vaccinato. Quale sarebbe stata la prevenzione del nostro vaccino? Se i due gruppi sono uguali in numero, avendo avuto nel gruppo vaccinato 5 contagi contro i 25 del gruppo non vaccinato, è chiaro che il vaccino avrebbe risparmiato 20 infezioni. Per essere precisi, 20 su 25. Bene, 20 su 25, moltiplicando il numeratore e il denominatore per 4, risulta equivalente a 80 su 100. Quindi, in questo caso, si parlerà di un'efficacia del vaccino dell'80%. Cosa succede quando i gruppi non sono omogenei, che poi è quello che si verifica nella fase 4, cioè nella fase del mondo reale. Continuiamo a considerare un vaccino sempre di efficacia 80%. Se gruppo vaccinato e non vaccinato fossero nella proporzione di 1 a 9, avremo un contagio tra i vaccinati e 45 tra i non vaccinati. In questo caso il rischio relativo nel gruppo di vaccinati sarebbe 1 su 20, in quanto in quello dei non vaccinati sarebbe di 45 su 180. Se avessimo una proporzione di 2 a 8, troveremo 2 individui contagiati nel gruppo di 40 vaccinati, questo vuol dire 2 su 40, cioè 1 su 20, contro i 40 del gruppo di 160 non vaccinato, che vuol dire 40 su 160, cioè 5 su 20. E ritroviamo, indipendentemente dal calcolo assoluto dei contagi nei due gruppi, sempre l'80% di efficacia. Perché queste considerazioni? Perché quando le proporzioni si invertono e passiamo, per esempio, ad avere 80% della popolazione vaccinata e il 20% non ancora vaccinato, avremo come numeri assoluti 8 contagi nel gruppo di vaccinati contro i 10 del gruppo non vaccinato. E se passassimo al caso in cui il 90% della popolazione fosse vaccinata e solo il 10% non lo fosse, avremmo più contagi nel gruppo di vaccinati, in questo esempio 9, che nel gruppo di non vaccinati, in questo esempio 5. E questo ovviamente, se consideriamo il rischio relativo, non vuole assolutamente dire che il vaccino non funziona. In questo caso, la sua efficacia continua sempre dell'80%. Consideriamo adesso un esempio che sia più vicino alla realtà. Supponiamo di avere una popolazione di 1.200.000 individui e che
Di questi, 1 milione sia completamente vaccinato, 100.000 siano parzialmente vaccinati ed i restanti 100.000 non siano affatto vaccinati. Supponiamo adesso di avere 200 casi gravi tra i vaccinati, 100 tra i parzialmente vaccinati e 200 tra i non vaccinati. I più scettici potrebbero chiedere se il vaccino funziona. I meno scettici potrebbero chiedersi quale sia in questo caso la sua efficacia. In questo caso mi permetto di presentare l'efficacia del vaccino in maniera differente. Simuliamo 3 casi limiti. Il primo caso, quello in cui tutta la popolazione sia completamente vaccinata. Il secondo, in cui sia parzialmente vaccinata. Ed infine il terzo caso, in cui tutta la popolazione non sia vaccinata. Nel primo caso, per passare da 1 milione a 1.200.000, dovremmo moltiplicare per un fattore 1.2 e questo vuol dire passare da 200 a 240 casi gravi. Nel secondo e terzo caso, dovendo passare da 100.000 a 1.200.000, dovremmo moltiplicare per 12 e quindi troveremo 1.200 casi gravi nel caso di una popolazione parzialmente vaccinata e 2.400 casi gravi nel caso di una popolazione che non sia vaccinata. Confrontando il primo e terzo caso, 240 casi gravi nel caso di una popolazione completamente vaccinata contro i 2.400 nel caso di una popolazione completamente non vaccinata, abbiamo l'efficacia del 90%. In questo esempio, senza vaccini, avremmo 2.400 casi gravi contro i 500 della situazione reale. Un modo differente, ma altrettanto valido per mostrare l'efficacia dei vaccini. Dopo questi esempi didattici e prima di introdurre i risultati degli studi della fase 3 dei vaccini, ricordiamo che il rischio relativo nel caso dei vaccini è dato dal rapporto tra la probabilità che un individuo appartenente al gruppo vaccinato sviluppi la malattia e la probabilità che un individuo appartenente al gruppo non vaccinato sviluppi la stessa malattia. Se il rischio relativo è uguale a 1, significa che le probabilità sono uguali e conseguentemente l'efficacia è 0. Se il rischio relativo è 0, avremo efficacia massima, cioè 1, che vuol dire 100%. Lo odds ratio ha lo stesso scopo del rischio relativo, cioè nel caso dei vaccini, determinare un'associazione tra il gruppo protetto e quello non protetto. L'odds di un evento è il rapporto tra la probabilità P che un evento accada e la probabilità 1 meno P che l'evento non accada, quindi la probabilità dell'evento complementare. Quindi l'odds di un evento che ha probabilità P di accadere è P diviso 1 meno P. Come per il rischio relativo, un odds ratio pari a 1 indica che non abbiamo differenze tra i due gruppi e conseguentemente un'efficacia 0. Un odds ratio pari a 0 implica un'efficacia del 100%. Notiamo che in presenza di un numero basso di contagi rispetto al numero totale di individui partecipanti alla sperimentazione clinica, l'odds ratio può essere approssimato al rischio relativo. È importante anche osservare che quando noi selezioniamo due gruppi e controlliamo l'evoluzione della malattia, possiamo utilizzare sia odds ratio che rischio relativo. Questi sono gli studi di coorti. Ma quando facciamo uno studio di caso controllo, che sono selezionati artificialmente, non abbiamo possibilità di usare il rischio relativo e dobbiamo utilizzare necessariamente l'odds ratio. Infine abbiamo l'hazard ratio, che è meno conosciuto ma è che è il più usato negli studi clinici. In questo caso il numeratore ha sempre le persone contagiate, mentre nel denominatore appare il tempo di esposizione,
maggiore è il tempo di esposizione, minore è l'hazard ratio. Possiamo parlare quindi di rischio cronologico. Immaginiamo di avere un paziente che muore in uno studio clinico. È chiaro che c'è una differenza se il paziente muore al quinto anno dello studio clinico o muore già nella prima settimana dello studio clinico. Quindi i pazienti morti nella prima settimana hanno peso differente di quelli morti al quinto anno. E questo è il motivo per l'uso del rischio cronologico negli studi di sperimentazione clinica. Chiaramente l'effetto del rischio cronologico in tempi brevi è trascurabile. Ricapitolando, per gli studi di fase 3 ci aspettiamo che la semplice formula del rischio relativo riproduca i risultati degli studi apparsi nelle riviste scientifiche. Odds ratio e risulta uguale al relative rischio perché il numero totale dei partecipanti è grande, quindi io non dovrei trovare differenze tra il gruppo totale e il gruppo complementare. Per quanto riguarda la hazard ratio, la tempistica è breve, sono 2-3 mesi nello studio di fase 3 dei vaccini e quindi non dovrei avere grande influenza dell'aspetto cronologico. Perfetto. In questa tabella troviamo nella seconda colonna il nome del vaccino. Attenzione che per AstraZeneca appaiono anche due numeri perché uno degli studi clinici non è stato fatto con la somministrazione di due dosi complete, ma con la somministrazione di una dose completa e di una mezza dose, perciò il numero 1.5. Per ogni vaccino troviamo nella quarta e sesta colonna il numero di partecipanti rispettivamente nel gruppo vaccinato e nel gruppo non vaccinato. Gli studi clinici che contavano col maggior numero di partecipanti sono Janssen, 38.000 partecipanti, Pfizer circa 36.000 e Moderna 28.000. Tutti gli studi hanno usato gruppi di vaccinati e non vaccinati con numero ben prossimo di partecipanti, esclusione fatta per il vaccino Sputnik, il vaccino russo, dove il gruppo di vaccinati contava con circa 15.000 partecipanti, mentre quello di non vaccinati con 5.000. Andiamo a vedere quali sono stati i numeri di infezione sintomatica nei gruppi di vaccinati e nei gruppi di non vaccinati. L'efficacia globale è stata calcolata per tutti gli studi usando l'hazard ratio, il cosiddetto rischio cronologico, eccezione fatta per il vaccino Sputnik che ha invece usato l'odds ratio. Per quanto osservato prima, la formula semplice ed intuitiva del rischio relativo dovrebbe riprodurre questi risultati. Presentiamo prima i risultati che appaiono negli studi della fase 3 dei vaccini anti-Covid pubblicati nelle riviste scientifiche dicembre, febbraio e aprile e poi presentiamo l'efficacia calcolata con la formula semplice e intuitiva del rischio relativo. Di fatto si vede come i risultati con la formula del rischio relativo riproducono quasi alla perfezione i risultati calcolati sia con l'odd ratio, sia per quanto riguarda Sputnik, sia per l'hazard ratio per tutti i vaccini, sia per quanto riguarda Sputnik calcolati con l'odds ratio. Vediamo che nella tabella appaiono anche gli intervalli di validità. Ricordiamo che il valore di efficacia richiesto dall'Organizzazione Mondiale di Salute era perlomeno di 50% e che il limite inferiore
doveva essere superiore al 30%. Negli articoli, oltre all'efficacia globale, si trovano, quando statisticamente è valida, l'efficacia per fascia etaria e l'efficacia secondaria, che è quella per infezioni gravi. Prima di passare ai dati di Israele, osserviamo che per i vaccini con gruppo omogeneo il rischio relativo è facilmente calcolato dividendo il numero di contagiati nel gruppo dei vaccinati per il numero di contagiati nel gruppo di non vaccinati. Per il vaccino Sputnik dovremmo prima normalizzare i gruppi con un fattore 3. Analizziamo adesso i dati del Ministero della Salute israeliano, partendo dai dati pandemici del giorno 2 di settembre. La tabella superiore contiene i casi attivi e quelli con infezioni grave. In rosso i casi attivi e le infezioni gravi nella popolazione non vaccinata ed in azzurro quelli nella popolazione completamente vaccinata, cioè con almeno due dosi. I casi sono anche divisi per fascia etaria. Nella quarta e ottava colonna troviamo rispettivamente le percentuali della popolazione non vaccinata in rosso e vaccinata in azzurro. Ricordiamo che Israele è stato uno dei primi paesi al mondo ad iniziare la campagna di vaccinazione, riuscendo, come si può vedere dalla tabella, a vaccinare praticamente il 90% della popolazione over 60. La situazione per gli over 90 riproduce i risultati degli esempi fatti in precedenza. Abbiamo infatti uno stesso numero di infezioni gravi, cioè 20, qui e qui, ma con una chiara differenza nella percentuale della popolazione non vaccinata e della popolazione vaccinata, 5.7 contro 90.7. Sempre usando il nostro calcolo immediato, avremmo un'efficacia di 85, 90.7 meno 5.7, 85 su 90.7, questo è circa 94%. Analizziamo comunque in dettaglio l'efficacia vaccinale per fascia etaria e questo si trova nella tabella centrale. Come si vede dalla tabella, la protezione vaccinale da infezione grave è superiore al 90% in tutte le fasce etarie, come si può vedere dalla tabella. Per quanto riguarda l'infezione, la protezione dal contagio, la percentuale cala, ma come si può vedere dalla terza colonna, questa, si osserva comunque una protezione superiore superiore al 75% per la fascia etaria over 60. Simuliamo adesso due differenti scenari, come fatto in precedenza. Quello di una popolazione nella sua totalità completamente vaccinata e quello di una popolazione nella sua totalità non vaccinata. E questo si vede nella tabella inferiore. Vediamo il numero totale delle infezioni gravi nella popolazione israeliana over 30 al giorno 2 di settembre era 629. Qui. In mancanza di vaccini questo numero sarebbe stato 5.182, quindi decisamente molto molto maggiore. Questo avrebbe chiaramente portato al collasso il sistema sanitario locale. Come detto, questa analisi si riferisce al giorno 2 di settembre. Vediamo cosa è successo nel mese di agosto e quale sia stato l'effetto della dose di richiamo sull'efficacia del vaccino contro infezione grave nella popolazione over 60. Scusate qui. In questa tabella troviamo giorno per giorno le infezioni gravi in numero assoluto. Seconda, terza colonna, poi abbiamo queste altre colonne.
e quelle per 100.000 abitanti. Quest'ultime ci permettono il calcolo dell'efficacia vaccinale. Okay? Quindi nel primo caso, per esempio l'8 di agosto, avremo un'efficacia di quasi 35, da 45 a 10, 35 su 45. Efficacia vaccinale che arriva al primo giorno di settembre a essere, se qua consideriamo 280 e qui circa 20, di 260 su 280. A partire da questa tabella possiamo graficare cosa? Il numero assoluto di infezioni, quello relativo ai vaccinati e non vaccinati. Possiamo anche simulare la situazione che avremmo nel caso di una popolazione completamente vaccinata o in assenza di vaccini, ed infine graficare anche l'efficacia temporale nel mese di agosto. Ed è questo che noi abbiamo fatto. Come si vede dalla figura A, che amplifichiamo adesso, il numero di casi delle infezioni gravi nella popolazione vaccinata, in blu, è stato sempre durante il mese di agosto superiore al numero di casi riscontrato nella popolazione non vaccinata, curva rossa. Ma questo è un risultato del tutto aspettato in paesi con una buona campagna di vaccinazione come Israele. A partire dai dati riportati nella tabella precedente, possiamo adesso simulare la situazione in mancanza di vaccini nel caso di una popolazione completamente vaccinata. Ecco la simulazione, ed è evidente dalla figura B che il vaccino funzioni nella prevenzione di infezioni gravi. I grafici anche mostrano che abbiamo un aumento nella protezione vaccinale col passare dei giorni di agosto. Questo può essere visto più chiaramente se noi andiamo a calcolare adesso l'efficacia giornaliera in agosto, e questo è riportato nel terzo grafico, il grafico C. Si passa da un 75% ad inizio agosto a più del 90% a fine agosto. Chiaro che il 75% ad inizio agosto è accompagnato da un errore maggiore, lo vediamo qui, rispetto a quello del 90%, perché abbiamo un minor numero di infezioni gravi ad inizio agosto di quelle contabilizzate a fine agosto. Tuttavia, è chiaro che abbiamo avuto un aumento nella protezione vaccinale. Cosa ha portato a questo aumento, a questo risultato? Bene, ad inizio agosto le autorità israeliane hanno deciso di applicare la dose di richiamo per rafforzare la protezione del vaccino Pfizer. Ricordiamo che Israele è stato tra i primi paesi a vaccinare, e quindi nella maggior parte degli over 60 la seconda dose era stata applicata già 4 o 5 mesi prima di agosto. In un mese, vediamo il grafico, Israele è riuscito a vaccinare con la dose di richiamo il 40% della popolazione che aveva ricevuto la seconda dose. Questo si vede nel grafico D. Senza entrare in dettagli tecnici sulle regressioni lineari usate per modellare i dati vaccinali, si nota chiaramente che la retta di incremento vaccinale, questa, ha una stessa inclinazione della retta che approssima nei primi giorni di agosto l'aumento dell'efficacia vaccinale. Ed essendo le scale differenti di un fattore 2, vuol dire che a ogni 10% di terze dose applicate corrisponde più o meno un 5% dell'aumento nell'efficacia vaccinale. In questo caso, quando parliamo di popolazione completamente vaccinata, vale la pena ricordare, non stiamo facendo differenza tra 2 o 3 dosi. A partire dai dati di settembre potremmo distinguere la popolazione vaccinata con 2 dosi da quella vaccinata con 3 dosi, 2 dosi più quella di richiamo, e ad analizzare in dettaglio l'efficacia vaccinale. Questo è un lavoro che si sta facendo e sarà ultimato nei prossimi giorni. Per
Prima di passare ai dati pandemici sulla mortalità, diamo uno sguardo ai dati sulla vaccinazione nel mondo, per capire come si inseriscono in questo quadro paesi come l'Italia e il Brasile. Nel primo grafico troviamo le dosi somministrate ogni 100 persone nel primo periodo di vaccinazione, cioè nel primo quadrimestre del 2021. Essendo tutti i vaccini, con l'esclusione del vaccino Janssen, di doppia dose, non ci sorprendiamo che i grafici possono superare quota 100. Dal grafico si vede come Israele sia stato uno dei paesi più efficienti in termini di vaccinazione iniziale. Poi troviamo gli Emirati Arabi e quasi insieme Regno Unito e Stati Uniti. Più giù un gruppo di nazioni europee, tra cui Italia, Svezia, Portogallo, Germania, Spagna. Più indietro nella vaccinazione troviamo Brasile, Russia e Giappone. Vediamo la situazione dopo qualche mese, questa. Con esclusione della Russia, tutti i paesi, anche se con andamenti differenti, sembrano raggiungere una protezione maggiore per la loro popolazione. Ma questi non sono i grafici corretti per controllare la protezione della popolazione. Facciamo un esempio. Immaginiamo che un paese decidesse di applicare solo la prima dose. Potrebbe quindi arrivare a proteggere la sua intera popolazione, ma solo con una dose, quindi riducendo l'efficacia del vaccino. Okay? Quindi dobbiamo considerare i grafici relativi alla vaccinazione completa. Perfetto, sempre nel primo periodo di vaccinazione del 2020. Vediamo che abbiamo nel primo periodo Emirati Arabi, Israele, poco dopo troviamo Regno Unito e Stati Uniti e poi un gruppo di paesi europei, Spagna, Germania, Portogallo, Italia e Spagna. Giù abbiamo poi Giappone, Brasile e Russia. Vediamo cosa succede, questa è la situazione fino a luglio, vediamo cosa succede adesso nei tre mesi seguenti, luglio, agosto, settembre. E qui abbiamo delle sorprese, vediamo come Portogallo, Spagna e Italia superino Stati Uniti, Regno Unito e Israele, collocandosi tra i primi paesi al mondo per efficienza nella campagna vaccinale. È anche chiaro il ritardo, soprattutto nei primi 8 mesi del 2021, da parte del Brasile. E questo per una altamente questionabile politica del governo federale nell'acquisizione dei vaccini. Dopo aver introdotto il concetto di rischio relativo, aver analizzato l'efficacia dei vaccini nella fase 3, visto l'effetto della dose di richiamo in Israele e dato uno sguardo alla vaccinazione nel mondo, passiamo ad occuparci della mortalità da Covid nel mondo. È chiaro che per poter paragonare paesi con popolazione differente, dobbiamo necessariamente parlare di morti per milione di abitanti. Questo ci permetterà di poter paragonare tra loro paesi di 10 milioni di abitanti come Portogallo e Svezia con paesi con 45 milioni di abitanti come la Spagna, paesi di 60 milioni di abitanti come l'Italia, 210 milioni di abitanti come il Brasile, eccetera. Prima di presentare i risultati relativi al 2020 e quelli relativi al 2021, è importante osservare che altri fattori andrebbero considerati, per esempio l'età media della popolazione, la situazione delle malattie cardiovascolari nella popolazione, eccetera. Quindi quanto presenteremo è solo una prima analisi che serve per avere un quadro immediato della situazione. Studi sull'aumento di mortalità
rispetto agli anni precedenti, sono lo strumento più appropriato per vedere la gestione della pandemia in un paese. E per essere più precisi, andrebbero studiate gli eccessi di mortalità regionali. È anche importante osservare che altri eccessi di mortalità riguardanti anche altre malattie andrebbero studiati negli anni futuri per vedere l'effetto di misure di restrizione adottate nei vari paesi. Nel primo grafico, che si riferisce al 2020, troviamo sull'asse verticale le morti per milioni di abitanti e su quello orizzontale la densità popolazionale. A fine anno l'Italia presentava uno dei peggiori numeri in termini di morti per milione di abitanti, superando i 1200. Italia con una popolazione di 60 milioni di abitanti. Seguita da Stati Uniti, Regno Unito, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Spagna, con numeri tra i 1000 e 1200. Ricordiamo le popolazioni, per gli Stati Uniti 330 milioni, la Spagna, come già detto, 45 milioni, il Regno Unito 68 milioni. Poco sotto i 1000 morti per milione di abitanti troviamo Brasile e Svezia, che hanno anche una densità popolazionale simile. Ricordiamo il Brasile 210 milioni di abitanti, la Svezia 10 milioni. Il Portogallo si trova tra le 600 e le 800 morti, quasi 700 morti per milione di abitanti, ed ha una popolazione di 10 milioni. Verso i 400 morti per milione di abitanti troviamo poi Russia, 145 milioni di abitanti, Germania, 83 milioni di abitanti e Israele, 9 milioni di abitanti. Sorprende in questo grafico il Giappone, che con 125 milioni di abitanti e con una delle più alte densità popolazionali ha un bassissimo numero di morti per milione di abitanti. Per completare il quadro delle popolazioni, nel grafico troviamo pure gli Emirati Arabi, che hanno un 10 milioni di abitanti. Come detto, altri parametri andrebbero utilizzati, come età media della popolazione, situazione sanitaria della popolazione e situazione delle strutture mediche, esempio il numero di terapie intensive per milioni di abitanti. E solo dopo potremmo avere un confronto più corretto tra i vari paesi. È chiaro anche che i primi paesi colpiti possono aver avuto più problemi nell'affrontare la pandemia. Questo sembra il caso di Italia e Spagna, ma anche lì dobbiamo stare attenti, perché dipende anche dalle primissime misure adottate. Mi spiego meglio. Se sbagli le prime misure, è ovvio che risulterai per il mondo tra i primi paesi ad essere colpito. Un esempio, la Germania nei primissimi mesi del 2020 ha iniziato a testare la popolazione e quindi ha controllato meglio dell'Italia la primissima onda pandemica. E questo, insieme ad un'ottima struttura sanitaria, ha contribuito certamente a un numero basso di morti per milione di abitanti nella primissima onda pandemica. In Giappone, nel primo semestre del 2020, le misure restrittive non erano così forti quanto quelle adottate in Europa. Nonostante ciò, la mortalità è stata contenuta. Questo, per esempio, nel caso del Giappone, si deve alla collaborazione della popolazione giapponese, che ha mostrato una grande disciplina. Ricordiamo che la pandemia non finisce nel 2020 e c'è quindi da aspettarsi che paesi europei che hanno avuto un buon, ottimo disimpegno nel 2020 possono pagare un prezzo nel 2021. Perché? Per il fatto che la popolazione, che comunque è un po' stanca nel mondo intero, allenti in questi paesi un poco di più il livello di attenzione rispetto a paesi come Italia, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti, sono stati più colpiti nel 2021. È proprio quello che succede, per esempio, per Germania e Portogallo. La Germania passa da 400 morti per milione di abitanti a poco più
di 1000, sta qui la Germania. Quindi troviamo un fattore, confrontiamo i due grafici, un fattore 2,5, più o meno lo stesso che troviamo per il Portogallo. Perfetto. Italia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti presentano un fattore poco inferiore a 1. Questi paesi sono i paesi più colpiti nel 2020. Quindi, come detto, la popolazione, anche se comunque stanca, ha pagato un prezzo nel 2020 e quindi, pur calando l'attenzione, rimane a un livello di attenzione per la pandemia superiore probabilmente ad altri paesi. E in questi paesi vale anche la pena ricordare che nel 2021 troviamo un'ottima campagna di vaccinazione, una campagna di vaccinazione decisa e forte che quindi ha protetto la popolazione. Andiamo adesso un attimo alla Svezia. La Svezia ha adottato misure molto più blande rispetto ad altri paesi europei e presenta un fattore di poco inferiore a 2, mi sembra circa un 1,8 tra i due grafici. Ho sempre pensato che per controllare il Brasile fosse molto interessante seguire la Svezia. Perché dico questo? Due caratteristiche li accomunano: la densità popolazionale e le politiche blande di contenimento della pandemia. Chiaro che hanno molte altre differenze, prima fra tutti la popolazione, 10 milioni della Svezia contro i 210 milioni del Brasile, il comportamento della popolazione, la gestione della pandemia. Le misure blande in Svezia sono una scelta nazionale, nel Brasile sono venute dalla media tra il tentativo di apertura totale, sottostimando completamente la gravità della pandemia da parte del governo federale, il tentativo di fermare la pandemia fatto da parte dei governatori degli stati brasiliani. A fine 2020, Brasile e Svezia occupano la stessa posizione, come si può vedere nel primo grafico. Ma nel 2021 il Brasile mostra un fattore 3. Come spiegare questo disastroso risultato in Brasile? Questa volta la risposta è purtroppo semplice. Il governo federale brasiliano, non sto qui a giudicare per quali motivi, per questo ci sono e saranno commissioni di inchiesta appropriate, ha ritardato la chiusura di contratti con le case farmaceutiche, in primis con la Pfizer. Passiamo ad analizzare adesso la mortalità nelle varie regioni italiane. In questa tabella troviamo la mortalità settimanale per milione di abitanti nelle varie regioni italiane, presentata usando una scala a colori che va dal bianco, nessuna morte, al nero, mortalità superiore a 200 morti settimanali per milione di abitanti. Passando per l'arancione 50 e il rosso 100 morti settimanali per milione di abitanti. La rappresentazione grafica colorata mostra immediatamente quali regioni abbiano pagato il maggior prezzo in termini di vite umane nel primo quadrimestre del 2020. Tra queste troviamo, tra le regioni che a causa della loro popolazione hanno contribuito poi maggiormente alla mortalità nazionale, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte. Attenzione a non tirare conclusioni affrettate dalla rappresentazione colorata, tipo le chiusure non erano necessarie al sud. Se il sud ha praticamente passato la prima onda pandemica senza un numero elevato di morti, lo si deve alle misure di restrizione adottate. Chiaramente si può discutere sul livello di misure di restrizione da adottare, e questo è stato poi fatto in seguito a fine 2020, all'inizio e durante il 2021. La parte bianca durante l'estate del 2020 mostra chiaramente il buon lavoro fatto in collaborazione tra popolazione e governo. La prima battaglia era chiaramente superata, ma probabilmente la lezione non era stata adeguatamente studiata. Perché
negli ultimi mesi dell'anno la pandemia ritorna con forza totale, collocando, come visto nei grafici precedenti, l'Italia tra i peggiori paesi al mondo in termini di mortalità per milione di abitanti. Questa volta la seconda ondata non risparmia nessuno, eccezione fatta per la Calabria e addirittura il Veneto, che era visto come un esempio di gestione della pandemia nella prima ondata, paga un prezzo carissimo. Mi permetto di osservare che la Calabria è la prima regione che va in colore grosso, come è il rosso, come è gravità pandemica, in quanto il Veneto rimane in giallo per un buon tempo. I numeri che bisogna seguire con molta attenzione quando siamo in presenza di una pandemia in atto sono terapie intensive e morti e mortalità, nel senso che loro devono essere chiaramente pesate di forma differente dai contagi. Un peso differente dato alle terapie intensive e alle mortalità avrebbe probabilmente invertito i colori che sono stati associati a Calabria e Veneto. In quest'estate, nell'estate del 2021, non troviamo una colorazione bianca. Questo dice che il virus sta circolando, ma non porta a nuovi spaventosi aumenti come visto negli ultimi mesi del 2020. Quindi non troviamo aumenti spaventosi nella curva di mortalità. E questo è chiaramente causato dall'ottima campagna vaccinale fatta dal governo italiano. Nella rappresentazione grafica colorata vediamo che qualche problema si nota negli ultimi mesi in Sicilia. E la Sicilia, guarda caso, è una tra le regioni indietro nella campagna vaccinale. Tra le migliori regioni italiane in termini di vaccinazione troviamo la Puglia. Un modo interessante di controllare le curve di mortalità è quello, a partire da un determinato numero di morti, di controllarle con le curve di mortalità di onde pandemiche precedenti nello stesso paese. Ed è quello esattamente che faremo proprio nel prossimo grafico, quando a partire da 100 morti settimanali, attenzione, adesso parliamo di numeri assoluti, se parlassimo di morti per milione di abitanti parleremmo di 15, quindi un colore giallo chiaro nella nostra tabella. Quindi a partire dai 100 morti settimanali in valore assoluto paragoneremo la nuova curva pandemica di mortalità con la curva che avevamo a fine settembre. In termini di morti assolute, quindi non di milioni di abitanti, non per milioni di abitanti, la curva pandemica in rosso è quella che ci informa sopra la mortalità settimanale che avevamo a partire dal 20 settembre del 2028. 20 settembre, in quella settimana, abbiamo superato i 100 morti settimanali. La sequenza è chiaramente spaventosa. Nonostante le misure restrittive ed il coprifuoco in quel periodo, si passa in solo 8 settimane dalle circa 200 morti dell'11 ottobre, della settimana dell'11 ottobre, alle circa 5.200 della settimana del 6 dicembre. Un fattore 26, quindi chiaramente spaventoso. Ad inizio agosto del 2021 si superano le 100 morti settimanali. A questo punto attiviamo il nostro controllo ed accompagniamo la curva della mortalità, ricordando che le misure di controllo della pandemia a partire di agosto non sono certo quelle degli ultimi mesi del 2020. Potremmo dire che ci troviamo in agosto del 2021 in una situazione vicino alla normalità prepandemica. In settembre molti gli stadi, i teatri cominciano a ricevere la popolazione e chiaramente non siamo in presenza di nessun tipo di coprifuoco. Cosa succede? La curva di mortalità non cresce esponenzialmente, anzi si stabilizza subito. Qual è il motivo?
di nuovo, è semplice, la campagna vaccinale, che ha portato l'Italia ad essere uno dei migliori paesi al mondo in termini di vaccinazione. La campagna vaccinale ha protetto la popolazione e quindi ha evitato la crescita esponenziale delle morti settimanali. Come visto in precedenza, nel 2020 il Brasile, in termini di mortalità per milioni di abitanti, si trova in una posizione migliore di quella occupata da paesi quali Italia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. Nonostante le misure di distanziamento sociale non siano assolutamente comparabili con quelle adottate dagli stati appena citati. Cosa succede quindi in Brasile? Prima di tutto, come osservato in precedenza, bisognerebbe considerare l'età media, che in Brasile è inferiore a quella di molti paesi europei. La densità della popolazione, anche se per essere onesti è vero che in media troviamo una densità bassa in Brasile, ma abbiamo anche densità altissime in città come Rio de Janeiro e San Paolo, solo per fare due esempi. Quindi cosa salva il Brasile? Quello che di fatto salva il Brasile sono due fattori. La sincronia dei picchi pandemici nei vari stati, e questo è chiaramente visibile dalla tabella, osservando le zone rosse, e più importante, il numero alto per milione di abitanti di terapie intensive. Solo per avere un'idea, tra sistema privato e pubblico il Brasile arriva ad avere un numero di terapie intensive per milione di abitanti pari a circa 3 volte quello che aveva l'Italia. Parliamo di terapie intensive per milioni di abitanti, quindi abbiamo già normalizzato con le rispettive popolazioni. Adesso, in vista delle precedenti considerazioni sulla questionabile, altamente questionabile politica del governo federale nell'acquisto dei vaccini, e nell'assenza di un coordinamento nazionale, arriva in Brasile quella che possiamo definire la tempesta perfetta. Come nella prima ondata pandemica, l'Amazzonia è il primo paese, è il primo stato, scusate, a soffrire le conseguenze di questa tempesta perfetta. Ma paradossalmente questo l'aiuta in parte, in quanto altri stati possono aiutare l'Amazzonia. Quindi i pazienti vengono trasferiti dallo stato dell'Amazzonia ad altri stati, tra questi quelli per esempio di San Paolo. A questo punto la mancanza di un piano nazionale e soprattutto la mancata chiusura dello spazio aereo creano la tempesta perfetta e una pandemia sincronizzata. Adesso i picchi sono sincronizzati. Nella settimana dell'11 aprile il Brasile arriva a registrare più di 20.000 morti settimanali e praticamente tutto il paese, con esclusione di pochissimi casi, si trova in una situazione di terapie intensive completamente occupate. Solo per avere un'idea, su 10 persone in terapie intensive intubate, i numeri in Germania e Italia parlano o ci indicano che 6 persone sopravvivono. Bene, in Brasile il numero scende spaventosamente a 3,5, quindi tra 3 e 4, come media tra pubblico e privato, e scende a 2 nel caso di ospedali pubblici. Il mancato coordinamento a livello nazionale, la mancata chiusura dello spazio aereo e, più importante, il ritardo nella vaccinazione a causa della mancanza di vaccini, ha immerso il Brasile in una delle più disastrose crisi sanitarie e mortuarie della sua storia. I dati di queste ultime tabelle sono aggiornati settimanalmente per ogni regione italiana e ogni stato brasiliano e possono essere consultate nella pagina web indicata. Mi permetto di dedicare questo seminario al professor Erasmo Recami, venuto a mancare il 14 luglio di quest'anno. Il professor Erasmo ha insegnato a Catania, Bergamo e Campinas, e colleghi e studenti lo ricordano per il suo entusiasmo, la sua grande preparazione e la sua bontà.
Ringrazio nuovamente l'Università del Salento per l'invito e spero che il seminario possa essere stato utile e che possa servire per una corretta divulgazione scientifica.